SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Proseguono a Gatteo le indagini per individuare l'uomo che venerdì sera ha aggredito e violentato una donna di 60 anni che stava portando a spasso il cane vicino alla spiaggia. Al vaglio le telecamere della zona, un episodio gravissimo e deprecabile, il commento del sindaco. 18 anni fa Marco Pantani veniva trovato senza vita in un residence di Rimini. Mentre amici e fan lo ricordano visitando il cimitero, il museo dedicato al campione di ciclismo, la famiglia continua a chiedere di fare luce sulla morte del pirata. Un anziano 86enne del Ravennate è stato raggirato, gli sono stati sottratti beni per 500.000 euro. Nell'ambito dell'inchiesta è finito nei guai uno psichiatra che avrebbe attestato l'idoneità dell'uomo ad amministrare i propri beni. Dopo tempi difficili a causa delle restrizioni anti-Covid, i ristoratori puntano su San Valentino per rilanciare le attività. Una festa degli innamorati più cara. Secondo Federconsumatori, le coppie spenderanno fino al 28% in più degli anni scorsi. Nel 2021 sono cresciute le presenze turistiche in Romagna rispetto all'anno precedente, aumento che tuttavia non riesce a compensare la perdita rispetto al periodo pre-Covid. Il mese migliore è stato quello di giugno. Calcio, sempre sotto nel punteggio il Cesena ha rimontato sul 3-3 il Grosseto. In doppio svantaggio con le reti di Nocciolini e Arras, Pierini ha accorciato le distanze. A rigore di Cretella hanno risposto Ilaria e Caturano. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera e ben ritrovati in una nuova edizione del nostro notiziario serale. Apriamo con un fatto, un grave fatto di cronaca, perché proseguono a Gatteo le indagini per individuare l'uomo che venerdì sera ha aggredito e violentato una donna di 60 anni che stava portando a spasso il cane in prossimità della spiaggia. Allora andiamo a fare il punto di questa vicenda nel nostro primo servizio. Sono le ore 21:30 di venerdì sera. Siamo a Gatteo Mare, a pochi passi dalla spiaggia, nel punto in cui il fiume Rubicone si riversa nell'Adriatico, segnando di fatto il confine con San Mauro Mare. Qui una donna sta passeggiando da sola, o meglio in compagnia del suo cane. L'ha portato fuori, come fa quasi tutte le sere, percorrendo il passaggio pedonale lungo il fiume e poi fino agli scogli. Improvvisamente viene aggredita da un uomo che la getta a terra, la colpisce e infine la violenta, per poi darsi alla fuga. A dare l'allarme è la stessa vittima, che viene ricoverata in stato di shock all'ospedale Bufalini di Cesena. Qui le vengono constatate le violenze fisiche subite assieme allo stupro. Questo è quanto per ora si sa dell'episodio accaduto a Gatteo Mare, sul quale stanno indagando i carabinieri di Savignano e di Cesenatico, chiusi per il momento in un rigido riservo. Dopo aver interrogato la donna, un'imprenditrice di circa 60 anni, i militari stanno ora raccogliendo le immagini delle telecamere posizionate in alcuni stabilimenti balneari per cercare di individuare qualche indizio che possa portare all'identificazione dell'aggressore. La vicenda ha scosso la tranquilla cittadina di Gatteo Mare, d'estate affollata di turisti, ma che in inverno sembra abbandonata a se stessa. In tanti chiedono che ci sia un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine, anche in virtù del fatto che l'aggressione è avvenuta a due passi da un asilo e da una scuola elementare. Un episodio gravissimo e deprecabile, ha commentato il sindaco Roberto Pari. Auspico che i carabinieri, con cui sono costantemente in contatto, possano trovare il colpevole ed assicurarlo alla giustizia in tempi rapidi.
Un giovane di 21 anni è stato trovato ferito con il volto tumefatto fuori da una discoteca di Misano Adriatico. Siamo nel Riminese domenica mattina, ieri intorno alle 6. Trasportato in ospedale, ha detto ai carabinieri di non ricordare nulla dell'aggressione. È stata una chiamata anonima di indirizzare i militari verso il parcheggio del locale dove il giovane di Poggio Toriana si trovava, riverso a terra sanguinante, privo di coscienza. Secondo le prime ipotesi, come riporta la stampa locale, il 21enne sarebbe stato vittima di un violento pestaggio, forse al termine di un litigio. Gli investigatori sono tornati alla locale alla ricerca di indizi per ricostruire l'aggressione, che per ora rimane nel mistero. La vittima è stata giudicata guaribile in 30 giorni. Ed è stato un sabato impegnativo anche a Bologna per le forze dell'ordine impegnate nell'attività di prevenzione della mala movida in zona universitaria. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, uomini e mezzi, unità cinofile comprese, sono stati impegnati sabato notte in zona universitaria nella prevenzione della movida selvaggia. Il bilancio delle attività tra Piazza Verdi, Via Petroni, Piazza Aldrovandi e il Pratello è stato illustrato in questura in una conferenza stampa congiunta. 465 le persone identificate, 15 locali controllati, compresi i negozi di vicinato, sotto i riflettori per la vendita di alcolici, e uno di questi ultimi è stato chiuso. Il titolare del per il mancato rispetto dell'orario di chiusura alle 21. Chiuso per 5 giorni anche un circolo privato per assembramento. Un venditore abusivo di alcolici, trovato in possesso di 80 bottiglie di birra e una di whisky, è stato denunciato. Per un'altra persona la denuncia invece è scattata in via del Pratello perché aveva piazzato una cassa Bluetooth con musica ad alto volume. Tutta una serie di attività di polizia, di prevenzione, che servono secondo me a garantire quel vivere quieto tra i ragazzi che vogliono passare la serata del sabato nel centro storico della città. I fenomeni vanno sempre governati, l'impegno c'è, l'attività si svolge, è chiaro, è un impegno non da poco, perché è un'attività che impegna tantissimi uomini e tantissimo tempo, però l'attività di prevenzione è fondamentale nei fenomeni sociali di questo tipo. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per risalire all'aggressore che l'11 febbraio ha coltellato al torace un 19enne in via Petroni. Siamo intervenuti immediatamente, abbiamo fatto le solite attività investigative, stiamo cercando di identificare il soggetto o i soggetti che si sono resi responsabili di questa azione delittuosa. Abbiamo chiaramente già indirizzato le nostre attività investigative verso un'ipotesi che speriamo possa essere confortata dalla raccolta di elementi di prova che ci possano consentire di identificare e capire anche quello che è successo. Una visita al cimitero, al museo, al monumento di Marco Pantani e una messa nella chiesa sul porto canale di Cesenatico. Tanti momenti di commemorazione oggi del compianto Marco Pantani, il pirata di Cesenatico, mentre prosegue la terza indagine che ipotizza la presenza di due donne nella stanza in cui morì il campione. Sono trascorsi 18 anni dal tragico 14 febbraio 2004, quando il campione di ciclismo di Cesenatico, Marco Pantani, venne trovato cadavere in una stanza del Residence Le Rose di Rimini. La giornata di ricordo e commemorazione dei tanti tifosi che negli anni non hanno dimenticato il campione, che nel 1998 vinse il Giro d'Italia e il Tour de France, non placa i tanti dubbi che hanno da subito accompagnato il decesso di Pantani. Ed è per questo in corso la terza indagine sulla fine del pirata. A chiedere la riapertura dell'indagine dopo che le due precedenti erano state archiviate come morte causata da un mix di droga e farmaci è stata la mamma di Pantani, Tonina Belletti, sentita nei giorni scorsi dai militari per 3 ore e mezza. La madre avrebbe affermato che Marco non era solo la notte che è morto, con lui c'erano 2 escort. Nei giorni scorsi è stato interrogato dai carabinieri di Rimini il tassista, che afferma, dando così maggiore credito alle parole della mamma di Marco, di aver accompagnato 2 donne alla Residence Le Rose, proprio la sera in cui è morto il ciclista. Le generalità delle 2 donne sono ancora tutte da confermare e sarà da capire se nei loro confronti potranno essere ipotizzati reati come ad esempio l'omissione di soccorso. Al termine della prima indagine nel 2005, per il reato di morte conseguenza di altro reato, ossia lo spaccio che causò l'overdose di Pantani, Fabio Miradossa e Ciro Veneruso patteggiarono condanne rispettivamente a 4 anni e 10 mesi e 3 anni e 10 mesi, mentre la seconda indagine si chiuse nel 2016 dopo nuove perizie medico-legali, confermando sostanzialmente le risultanze della prima. Attestando che l'anziano era in grado di amministrare i propri averi, si rese colpevole del fatto che fosse raggirato e gli fossero sottratti beni per 500.000 euro. Sentiamo questa vicenda.
Un mese di condanna, pena sospesa, per aver attestato il falso. A finire nei guai un medico psichiatra sessantenne che visitò un paziente, un 86enne di Portofuori nel Ravennate, prima che venisse trasferito in una casa famiglia. Il medico in sostanza avrebbe dovuto valutare le capacità mentali dell'anziano, così come si legge sulle pagine del Corriere di Romagna, dimostrando che l'uomo conosceva il valore del denaro e che poteva dunque disporne in maniera corretta. Alla realtà dei fatti invece l'86enne venne circuito e depredato del proprio patrimonio e gli vennero sottratti beni per circa 500.000 euro. Un raggiro che aveva già portato al rinvio a giudizio con l'accusa di circonvenzione di incapace, la titolare della struttura assistenziale e un'avvocatessa. L'amministratrice di sostegno aveva scoperto movimentazioni dubbie delle finanze dell'86enne tra rette mensili aumentate improvvisamente di 200 euro, prelievi e assegni ingiustificati e soprattutto la vendita di un immobile al quale l'uomo teneva in maniera particolare e non avrebbe volontariamente venduto. Lo psichiatra, prima della diagnosi in cui riteneva l'anziano in grado di amministrare il denaro, avrebbe certificato l'esatto contrario, ovvero l'incapacità a causa di deficit mentali in passato. Veniamo alla situazione della pandemia in Emilia-Romagna. Sono 2.695 i nuovi casi di positività al coronavirus su un totale di 17.360 tamponi eseguiti in 24 ore. I pazienti ricoverati in terapie intensive sono 113, meno 8 rispetto a ieri. Per quanto riguarda quelli ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.118 più 51 rispetto a ieri. L'età media dei nuovi positivi di oggi è di 37,5 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 551 nuovi casi e poi Ravenna 274, Ferrara 268, Rimini 234, Cesena 155, Forlì 90, circondario Imolese 92. Purtroppo si registrano anche 32 nuovi decessi. E a proposito della nostra salute, un clamoroso scontro istituzionale, quello che si consuma al vertice della sanità regionale tra l'assessore Raffaele Donini e la super manager Petra Pulaccos, dal 2015 al timone del comparto sanitario emiliano-romagnolo. Sentiamo di più. Lo scontro al vertice della sanità emiliano-romagnola potrebbe finire con un clamoroso cambio della guardia, anche se forse la strada di chi riacula Petro Pulaccos dal 2015 il riferimento dell'assessorato regionale era già deciso. Si tratta della manager che ha gestito uno dei comparti più importanti fino a essere nominata membro del comitato tecnico scientifico che ha gestito la pandemia a livello nazionale. Ora è entrata in rotta di collisione con l'assessore Raffaele Donini e viaggia verso la sostituzione a breve termine, già nei prossimi giorni sarebbe questo l'obiettivo della giunta nel quadro di una più complessiva riorganizzazione del comparto. Lo scontro istituzionale ha una data di partenza, il 17 gennaio scorso, quando la direttrice firma la circolare che sospende i tamponi periodici per gli operatori sanitari. La CGIL protesta, l'assessore Donini prova a mediare, ma il confronto con i sindacati precipita un paio di settimane dopo e CGIL e CISL e UIL attaccano frontalmente la manager. Donini annulla la circolare e invita i direttori delle aziende sanitarie a proseguire sulla strada dei test, prendendo definitivamente le distanze dalla Petro Pulaccos, che per tutta risposta e in modo del tutto irrituale invia al mondo sanitario una lettera in cui stigmatizza la delegittimazione a cui sostiene di essere stata sottoposta dall'assessore e parla di intervento politico illegittimo su un aspetto tecnico. Lunedì è fissato un incontro ufficialmente per ricomporre la frattura, ma il suo destino, anche secondo la ricostruzione che ne dà il quotidiano La Repubblica, che designa il Luca Baldino, oggi direttore dell'ausa di Piacenza, un possibile sostituto, sarebbe stato già segnato al di là della polemica sull'interruzione dello screening. Una decisione che lei stessa ha difeso parlando col giornale di pratica che così non serve a nulla, aggiungendo che è stata chiesta la mia testa e la regione l'ha promessa. A dimettermi non ci penso neanche, mi licenzino. Ha aggiunto dicendosi convinta che si stia cercando un pretesto per mandarla via. Intanto ha scritto al direttore generale dell'AUSL Paolo Bordon e a chi l'ha preceduto Chiara Gibertoni una lettera per chiedere chiarimenti sulla gestione delle liste d'attesa tra il 2015 e il 2021, contestandone la modalità invece difesa da Bordon perché utile a migliorare il servizio e, dice ancora il DG, sempre condivisa con la regione e in particolare con la direzione generale salute welfare. Voltiamo decisamente pagina, tante coppie si preparano a festeggiare questa sera San Valentino e così i ristoranti che contano su questa festa per recuperare parte del tempo perduto a causa delle restrizioni. Il periodo però continua ad essere difficile per questo settore.
Dai regali ai fiori alla cena al ristorante, le coppie devono fare i conti con il rincaro dei prezzi. Secondo il monitoraggio di Federconsumatori per il San Valentino 2022, a cena si spenderà fra il 5 e il 28% in più del solito, colpa dell'aumento dei costi di produzione. Ma la voglia di celebrare non manca e i ristoratori si preparano. Senz'altro anche quest'anno mi auguro e spero che l'amore trionferà su tutto. La situazione non è bella, decisamente no, assolutamente. Ormai ci siamo ridotti a lavorare solamente il fine settimana, tra venerdì e sabato, già domenica sera, il lavoro cade in una maniera tragica. Si è lavorato questo weekend perché con molti hanno anticipato, mi dicono anche i colleghi da Cattolica, Riccione, Rimini e Bellaria, che ha lavorato molto, molto bene, diciamo così, in questo weekend. Molti hanno anticipato la festa di San Valentino a ieri, che era domenica. Il ristorante di Callà si trova sul lungomare di Rimini Nord, zona che in questo periodo sente fortemente la mancanza del turismo fieristico. Parliamo del SIGE, parliamo di quello che normalmente da gennaio ogni mese c'era un evento che portava a Rimini migliaia e migliaia di persone. Questo venendo a mancare, viene a mancare anche un certo giro di lavoro, un certo giro di incassi. Ci vuole Cupido a far dimenticare i problemi almeno per una notte. Che a tavola si va per degustare, per stare tranquilli, per guardarsi con gli occhi e dire quanto amore ti voglio bene. Quindi speriamo che questo, come dicevo prima, ritorni a trionfare, perché l'amore deve trionfare su ogni problema che abbiamo. E rimaniamo in qualche modo in tema di ristorazione, ma anche di turismo. Nel 2021 sono infatti cresciute le presenze in Romagna rispetto all'anno prima, aumenti che tuttavia non riescono a compensare le perdite rispetto al periodo pre-Covid. Ecco l'analisi dei dati secondo la Camera di Commercio. C'è di che sorridere e piangere, dipende da come la si guardi. L'analisi del movimento turistico in Romagna per l'anno che si è da poco concluso certifica una decisa ripresa degli arrivi e delle presenze rispetto all'anno precedente, ma gli aumenti non riportano i dati al 2019, cioè all'era prepandemica. Tuttavia l'ufficio statistiche regionale rileva una forte ripresa sia del turismo nazionale che di quello estero, e il mese che registra la migliore performance è quello di giugno, periodo che nel 2020 scontava un'uscita più tarda dal lockdown. L'analisi della Camera di Commercio della Romagna riguarda le province di Forlì Cesena e Rimini. La prima conta su un aumento delle notti dormite, il dato più importante da considerare, del 43%, anche se rispetto al 2019 il dato resta più basso del 14%. Cesenatico conta da sola in provincia il 62% delle presenze e segna aumenti importanti come Gatteo e Savignano. Vanno meno bene invece a Samaro Pascoli e le località termali, ovvero Castrocaro, Bagno di Romagna, Terra del Sole e in particolare Bertinoro. La provincia di Rimini brinda con un aumento delle presenze del 36%, ma rimpiange quelle del 2019 che erano un quarto in più. Le performance migliori le registrano i comuni costieri minori, Cattolica, Misano e Bellarige Marina, ed anche quelli collinari. Torniamo a parlare di caro bollette. Anche CNA ha lanciato l'appello affinché il governo intervenga rapidamente. A questo proposito, in mattinata si è svolto un incontro tra il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e i parlamentari bolognesi. Sentiamo. Nel giorno dell'incontro tra il sindaco Matteo Lepore e i parlamentari di Bologna sul caro energia, anche CNA si rivolge ai deputati e senatori del territorio con un messaggio molto preciso. Il governo e il Parlamento intervengano prima che migliaia di imprese, soprattutto di piccole dimensioni, siano costrette a chiudere perché non riescono ad affrontare il pagamento delle bollette. In particolare, l'Associazione degli Artigiani stima che siano 2.000 le imprese che rischiano la chiusura nella città metropolitana di Bologna a causa del caro energia. Secondo il direttore Claudio Pazzaglia, è importante la di Lepore e degli altri sindaci bolognesi nell'evidenziare il gravissimo problema che sta colpendo gli stessi enti locali insieme ai cittadini e alle imprese. L'enorme rincaro nell'ultima parte dell'anno ha fatto schizzare di oltre il 30% la spesa nella media del 2021 rispetto al 2019 per molti settori della piccola impresa e dell'artigianato, e per l'anno in corso le prospettive sono di nuovi vistosi rincari, considerando che i prezzi del primo trimestre mostrano già un balzo di oltre il 100% rispetto allo stesso periodo del 2019. Questi numeri, il caro energia rischia di generare una drastica frenata della ripresa economica, continua Pazzaglia, erodendo i margini di guadagno e la fiducia delle imprese, e per questo vanno velocemente individuate rapide soluzioni strutturali. All'incontro di oggi tra i parlamentari bolognesi e Lepore ha partecipato anche il deputato del PD Andrea De Maria, che giudica molto importante questo livello di coordinamento per fare squadra per Bologna tra i diversi livelli istituzionali. Occorre, dice De Maria, un intervento del governo a sostegno dei comuni, che possono peraltro rappresentare
rappresentare il giusto livello istituzionale per azioni di sostegno alle famiglie, alle imprese, al terzo settore, all'associazionismo e al volontariato a fronte dell'aumento così rilevante dei costi delle bollette. È arrivato il momento dello sport, sentiamo. Grazie Elisabetta e bentrovati su TR24 Sport. Parliamo di calcio, in particolare del rocambolesco tre pari con cui il Cesena ha raggiunto il Grosseto in pieno recupero. Decisiva la rete di Catturano al 92esimo. Sentiamo. Succede di tutto nel 3-3 pirotecnico tra Cesena e Grosseto. Nel turno numero 26 di campionato il Cavalluccio è molle nel primo tempo e concede occasioni a ripetizione ai toscani. A rompere il ghiaccio dopo 3 minuti è Arras, sterza lasciando sul posto Cioffi ma spedisce fuori di pochissimo. Passano appena 2 giri di lancette e dal tiro dalla bandierina Calderoni si trova la palla tra i piedi, Cretel raccoglie e Siniega alza incredibilmente sopra la traversa. Tocca quindi a Nocciolini al 20esimo a sbloccare la gara per gli ospiti. In velocità chiude il triangolo ad Arras che piega le mani di Nardi e dà l'opportunità all'ex Ravenna di infilare. Poi, 12 minuti più tardi, arriva il raddoppio firmato dallo stesso Arras, bravissimo a superare Nardi da posizione defilata. Subiti 2 schiaffi ci pensa però la punizione di Pierini, deviata in rete d'Abruzzo, a tenere in vita i padroni di casa, apparsi impalpabili. Nella ripresa, dopo la stoccata di Bortolussi infranta sul palo, gli uomini di Maurizzi ottengono un calcio di rigore con Nocciolini arpionato da Calderoni. Dal dischetto si presenta Cretella e con un piazzato alla meglio di Nardi. Viali mescola le carte, cambia modulo con un più incisivo 3-4-1-2 e mette centimetri. Arriva quindi il gol di testa di Ilaria al 61esimo dalla battuta di un calcio d'angolo dell'attivissimo Pierini. Nel finale, in pieno recupero su lancio lungo, Zecca sfonda a sinistra e nel cuore dell'area Catturano appoggia in rete il definitivo 3-3. Subito dopo si registra anche l'espulsione per doppia ammonizione di Gorelli, ma non c'è più tempo per ulteriori sussulti. Ho visto troppa ansia in campo, anche se mi è piaciuto il modo in cui è maturata la rimonta, ha spiegato il tecnico del Cesena, William Viali. Sentiamo. Oggi, più che mai sotto aspetto dell'anima, della determinazione, la squadra ha tirato a fare qualcosa di straordinario. Quindi è molto importante per noi, al di là del punto in più, il punto in meno, ma è il modo. Già riprendere al 2-0... sarebbe stato difficile, ma prendere il 3-1 al quarto d'ora del secondo tempo avrebbe ammazzato chiunque. Ci lascia questa cosa l'idea che possiamo ancora divertirci, ancora fare tanto. È palese che in questo momento stiamo passando un momento di condizione generale o comunque soprattutto di qualcuno, non è il momento migliore della stagione. Però ci tengo a sottolineare che i primi 20 minuti, che sembrava che andassimo piano, che sembrava, io ho percepito troppa paura nei miei giocatori, troppa ansia, al di là del merito degli avversari, perché se hanno fatto una parte così, il merito c'è sempre degli avversari, ma troppa ansia, questo ci toglie la lucidità di fare le partite come vogliamo e di fare le cose nostre, e questo non va bene. Siamo in un momento che non siamo al top, ma nello stesso tempo dico che spesso la performance fisica viene condizionata da un aspetto psicologico che non è corretto per fare al massimo il nostro mestiere. Doppio successo per le romagnole nella 19esima giornata di Serie 2 di basket. Sentiamo. La Romagna torna a ruggire dopo la doppia sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato. Esulta allora si Ravenna, che si è aggiudicata il tiratissimo anticipo contro l'Eurobasket Roma, il più classico incrocio da playoff camuffato da partita da regular season, con i capitolini che hanno rappresentato un ostacolo non indifferente sino alle ultimissime fasi di gioco. Si lotta punto a punto, con Tillman a rappresentare la solita sicurezza e Sullivan a dare un contributo preziosissimo nelle fasi
più concitate del match. L'espulsione di Cinciarini a 5 dal termine toglie un punto di riferimento importante, ma la squadra di coach Lo Tesoriere riesce a sopperire all'assenza del capitano, firmando con Sullivan il canestro del sorpasso su Roma, quello del definitivo 81-80, che vale 2 punti resi ancora più preziosi dalla successiva caduta della capolista Scafati in quelli chiusi. Torna alla vittoria anche Forlì ed è un sigillo particolarmente importante per i biancorossi, stante sempre la mancanza di un americano da reperire sul mercato e l'assenza non meno pesante di Benvenuti. Sansevero è sorpresa dalla partenza sprint dei ragazzi di coach dell'Agnello, trascinati da un rush furoreggiante ma capaci di trovare eccellenti risposte anche dagli affidabilissimi Natali e Palumbo. L'Allianz resta così al palo con distacchi sempre intorno alla doppia cifra e Forlì può permettersi il lusso di chiudere in carrozza sul più 15 per prendersi una boccata d'ossigeno non indifferente nella classifica di Serie 2. È tutto allora per questa edizione, vi ringrazio per essere stati qui con noi. Arrivederci. Grazie ad Andrea Zanzi per l'aggiornamento sportivo. Ora noi andiamo a sentire insieme le previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di martedì 15 febbraio vedrà il passaggio di una perturbazione che proprio in queste ore sta interessando i settori più occidentali dell'Emilia. Attenzione perché la perturbazione seguita da aria fredda porterà precipitazioni nevose in costante calo sui settori più occidentali dell'Emilia. Stiamo parlando del Piacentino, dove tra la notte e le prime ore della mattinata di domani potrebbe nevicare fino a quote di prima collina, soprattutto sui settori più occidentali. Durante la mattinata le precipitazioni si sposteranno anche sul resto della nostra regione, quindi cieli spesso grigi e precipitazioni intermittenti, con quota neve molto bassa sul Piacentino, intorno ai 400-800 metri tra Parmense e Reggiano, a quote più elevate altrove. Nel corso del pomeriggio, prime schiarite che aumenteranno a partire dai settori centrali dell'Emilia e successivamente sul resto della regione, ma qualche rovescio riuscirà ancora a bagnare Piacentino, Ferrarese e l'Appennino. Ventilazione generalmente in rotazione da nord-ovest, mare mosso. Temperature minime che oscilleranno tra meno 1 e più 7 gradi, valori massimi fino a 11-12 gradi sui settori orientali, sotto i 5-6 gradi sui settori più occidentali, soprattutto tra Parmense e il Piacentino. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. E prima di chiudere andiamo a rivedere le principali notizie del giorno. Proseguono a Gatteo le indagini per individuare l'uomo che venerdì sera ha aggredito e violentato una donna di 60 anni che stava portando a spasso il cane vicino alla spiaggia. Al vaglio le telecamere della zona, un episodio gravissimo ed deprecabile, il commento del sindaco. 18 anni fa Marco Pantani veniva trovato senza vita in un residence di Rimini. Mentre amici e fan lo ricordano visitando il cimitero, il museo dedicato al campione di ciclismo, la famiglia continua a chiedere di fare luce sulla morte del pirata. Un anziano 86enne del Ravennate è stato raggirato, gli sono stati sottratti beni per 500.000 euro. Nell'ambito dell'inchiesta è finito nei guai uno psichiatra che avrebbe attestato l'idoneità dell'uomo ad amministrare i propri beni. Dopo tempi difficili a causa delle restrizioni anti-Covid, i ristoratori puntano su San Valentino per rilanciare le attività. Una festa degli innamorati più cara, secondo Federconsumatori, le coppie spenderanno fino al 28% in più degli anni scorsi. Nel 2021 sono cresciute le presenze turistiche in Romagna rispetto all'anno precedente, aumento che tuttavia non riesce a compensare la perdita rispetto al periodo pre-Covid. Il mese migliore è stato quello di giugno.
calcio, sempre sotto nel punteggio il Cesena ha rimontato sul 3-3 il Grosseto. In doppio svantaggio con le reti di Nocciolini e Arras, Pierini ha accorciato le distanze. A rigore di Cretella hanno risposto Ilaria e Caturano. E prima di chiudere vi ricordo che anche in Emilia-Romagna sta per arrivare il nuovo digitale terrestre. Per continuare a ricevere i programmi TV sarà necessario essere dotati di un apparecchio di ultima generazione. Per chi non l'avesse già fatto è possibile acquistare un nuovo TV grazie al bonus statale erogato in caso di rottamazione. Teleromagna rimarrà visibile sul canale 14. Nella maggioranza dei casi l'aggiornamento della lista canali sarà automatica, ma si consiglia comunque a partire da marzo di risintonizzare spesso il lavoro. Televisore, vi ricordo anche prima di chiudere, questa sera l'appuntamento con una grande serata all'insegna dello sport, alle 21 il programma dedicato al Cesena Calcio, pianeta bianco-nero a seguire, cartellino giallo. Bene, grazie per averci seguito e a tutti una buona serata. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.